andiamo a scoprire. Saragozza. Poi, a differenza di Barcellona, questa volta extra lusso, cioè abbiamo due stanze, che non si poteva dormire in tre in una stanza. Quindi sono due stanze fotocopia, io dormo da solo e Elio e la mamma dormono insieme. Vedete, qui c'è l'ingresso con il bagno subito a destra. Si entra nel bagno, c'è il lavandino, la doccia e c'è il bidet grandioso. Si esce dal bagno e c'è un bel letto a due piazze divise, l'armadio aperto e una bella scrivania. Partiamo all'avventura e ci vediamo dopo. Primi passi sul lungo fiume Ebro. Fiume Ebro, ma è enorme, io me l'aspettavo molto piccolo. Invece non è vero. È bello grande, sì. Adesso poi ve lo faremo vedere. Direzione parchetto per descanso dopo il viaggio in treno, anche perché adesso fa molto caldo. Poi più tardi faremo un giretto anche nel bellissimo centro storico che abbiamo già intravisto e riserva belle sorprese. Hasta luego! È una delle più grandi d'Europa, considerato dagli abitanti di Saragozza proprio un salotto, chiamalo salotto. Gorgeous! Hi, Che dice Elio? Come ti piace questa piazza? Sì. Fanno 40 gradi, premettiamo, vedete, siamo immaciati, 40 fanno 40 gradi gradi. alle 7 di sera, sì. Yes! Imponente, caldo, Destroy! però comunque è il momento ideale per entrare dentro la basilica E fa e visitarla. fresco. Entrambe le cattedrali di Saragozza, che è una delle poche città, forse l'unica, che ce ne sono due nello stesso posto. Già ce n'è solo una. Il problema è che non si possono fare le riprese dentro, quindi il materiale sarà un po' pochino. Nella prima sono riuscito a girare un bel po', poi il tipo mi ha detto: "Non si può fare foto". E quindi ora già avevo girato parecchio. Qui invece mi hanno fermato subito. E Alla quindi cattedrale della SEO. sì, la cattedrale della SEO mi hanno fermato subito, quindi ci sarà giusto qualche immagine rubata con il cellulare. E tra poco andiamo invece sulla torre, sperando che lì almeno si possa riprendere, se no non ha molto senso andarci. A dopo! Ciao! È partito il tapas tour nelle vie, come si chiama, il tubo, eh sì. Nel quartiere di Saragozza, dove sono tutte tapas. Qui? Vedete
tutte queste viette sono tutte piene di localetti. Sì, è un quartiere che si chiama Il Tubo. Sì, qua si può pinciare, lo che chiede. Dimmi. Andiamo a scoprire un po' che succede. Non ti distrarre, mamma. Adios. Buongiorno! Buongiorno! C'è anche Elio qui sotto e siamo al mercato di Saragozza. Sì, il mercato centrale è pieno di banchi di carne, salumi, secca. Il regno del quinto quarto, ci sono banchi dedicati solo all'interiora, insomma, le parti quelle meno pregiate. No, la cosa bella però è proprio la struttura del mercato, pulito, con delle piante, con tutti i pensi. Bello, soprattutto a quest'ora passa un fresco. Sì. Ce lo godiamo per qualche ora, poi ritorneranno i 40 gradi fissi. Sì, noi sempre mattinieri, questo è il segreto. Ci vediamo dopo. Ciao! Giro turistico sul bus. Ciao! Abbiamo preso il bus turistico, quello a due piani, che non gli daresti una lira, dici no, ma che è schifo il bus turistico. Mai preso in vita mia. Esatto, e noi abbiamo scoperto questo bellissimo parco a Saragozza, vedere per credere. Ci ha portato qui, guardate che roba. Bellissimo, pieno di fontane. È il parco che gli abitanti di Saragozza chiamano Parco Grande. Ed è grande per davvero. Come non detto, consiglio da cancellare, non prendete l'autobus a due piani, che per quanto ci abbia fatto scoprire un posticino veramente carino, ci ha mollato a piedi sotto al sole perché dopo l'1:15 non passa più fino alle 4:15, quindi dobbiamo stare due ore così senza fare nulla. E allora no, noi ce ne andiamo a piedi per questo quartierino molto carino. Sì, e andiamo. Sì. Una doccia, siamo fatti. E andiamo a Piazza de Toros. Sì. Hasta luego. Oh, siamo al castello, anzi no, al palazzo dell'Aljaferia. E andiamo alla scoperta dell'arte Mudejar. Si dica così. Stucchi, archi a ferro di cavallo, colonne in marmo e decorazioni geometriche, intarsiate con migliaia di ghirigori, fanno di questo palazzo, costruito tra l'XI e il XII secolo, un esempio di bellezza autentica. Thank you.
lasciato a piedi, ma noi l'abbiamo riconquistato e adesso... Una corsa infinita. È tutto nostro. Aquí está la historia, en este pasillo la historia del edificio, su rehabilitación y la orden monacal que lo habitó. Este pasillo habla del fuego, un poco. Ahí hay una sala dedicada a la historia de los bomberos de Zaragoza. Por ahí abajo hay unas escaleras que nos llevan a dos sótanos. Uno dedicado a las especialidades y otro de salvamento y otro a la historia del fuego. Aspettando che arrivi il treno per Madrid, Puerta de Atocha. Sì, lasciamo Saragozza, ci lasciamo un pezzettino di cuore perché ci ha piaciuto tantissimo. Sì, molto bella, caldissima, ma molto bella, sì. Accogliente, si mangia benissimo. Viva direi, sì. Città viva. Ciao! A dopo!